Ben in Paris 2014, nuovo stand da andare a visitare, nuovo volto da andare a presentare agli amici di benintv.it. Ecco a voi Pascal Cappelle, la responsabile marketing del gruppo Nuova Bianchi. Buongiorno. Buongiorno Fabio. Allora, Pascal, tu devi scioglierti un attimo rispetto alla telecamera. Non sei mai stata davanti a una telecamera, davanti a un microfono, e mi hai detto oh, ce la farò, non ce la farò. Ce la farai certamente, stai tranquilla. Sii te stessa nell'andare a presentare tutto ciò che siete venuti a mostrare in questa esposizione internazionale di Parigi. Come mai siete qui? Noi, io sono in Bianchi da 20 anni e direi che e la, questa fiera per me è la decima che facciamo. Questa volta abbiamo deciso di partecipare a questa fiera perché abbiamo nuovi prodotti da presentare e quindi volevo presentare la L500L, che è quella che è alle mie spalle, la 500L. Noi l'abbiamo già vista nel roadshow che voi avete portato in giro non solo in Italia ma anche qui in Francia. Esatto, l'anno scorso abbiamo presentato la versione M, che è una macchina freestanding con un'altezza di 163 cm. L'abbiamo presentato sia in Italia con due roadshow, abbiamo presentato anche in Germania con la Fiera di Cologne e abbiamo fatto anche due roadshow in Francia, uno a Parigi, uno a Lyon. Quindi questo è il, diciamo che 2013 è il punto di partenza della L500M con 500 bicchieri. Quest'anno mettiamo sul mercato la versione alta con 700 bicchieri, con lo stesso layout. È una macchina che sarà disponibile sia in versione espresso che doppio espresso e solubile. La versione espresso ha una scatola in grani più 6 solubile più il zucchero, quindi è veramente una macchina con un'offerta prodotti importante, larga, che si può proporre un menu di prodotti, tutte le bevande all'utente finale. Pascal, voi siete andati a ricreare e ristrutturare tutti i prodotti della Bianchi negli ultimi 5 anni. Cambiando proprietà, in qualche modo avete letteralmente stravolto quello che era il concetto di distribuzione automatica prodotto precedentemente al vostro arrivo, all'arrivo della nuova proprietà, e nel frattempo con i nuovi layout, con le nuove macchine, siete andati a dare un nuovo impulso al mercato. Tra i primi avete inserito per esempio il display touchscreen, tra i primi siete andati a comprendere che il digital signage ha una sua importanza nel comunicare della pubblicità o comunque semplicemente fare della comunicazione pura, insomma c'è da parte vostra un grandissimo impegno per andare a dare qualcosa di nuovo e di innovativo al mercato. Il mercato, sappiamo bene, lo viviamo tutti in Italia, non è nel suo massimo splendore, ma certamente si prevedono degli ottimi segnali di crescita, soprattutto con il prossimo Venditalia. Poco fa mi dicevi, mentre parlavamo nel pre-intervista, mi dicevi che c'è la Lay 2 Cups Touch and Go, che è a tutti gli effetti insieme alla Lay 500L quello che è il cavallo di battaglia di questo Vending Paris. Parlacene. Assolutamente. Allora, questa macchina è vero che noi proviamo di portare sul mercato delle soluzioni innovative per aiutare i nostri clienti a crescere e a avere una crescita, perché sappiamo tutti oggi che il mondo del caffè c'è una situazione, la conosciamo tutti, quindi l'idea è di poter sfruttare l'opportunità per i clienti che hanno macchine su siti di poter dare un po' più di dinamica, di marketing alla macchina. Quindi vogliamo essere anche noi sul mercato di tendenza. Quindi oggi siamo sul mondo del touch, dappertutto vediamo il touch, quindi è importante anche, secondo me, e lo vediamo anche all'estero,
di proporre all'utente finale una interfaccia ludico e moderna, quindi che dà, e soprattutto che dà delle informazioni, perché oggi nel vending, la macchina di caffè, c'è il Lexa, ci sono le etichette, ma l'utente finale alla fine ha poco informazioni, quindi e soprattutto ci sono anche le leggi, quindi con questa macchina possiamo anche anticipare le leggi che secondo me in un prossimo futuro dovremo comunicare sugli ingredienti del prodotto, quindi con questa macchina sarà possibile dare informazioni, fare del marketing, fare delle promozioni, quindi veramente far vivere la macchina. Beh, io ne ho approfittato mentre tu descrivivi quelle che erano le funzioni della macchina per poter andare materialmente a fare un caffè, e quindi è venuto fuori un caffè espresso prelevato attraverso la lettura della lingua italiana, e che nel frattempo, esattamente in poco meno di un minuto, la macchina è andata a preparare. Qui ora dice ritirare la bevanda perché fatta al 100%. Io sentivo, amici, un odore di caramello mentre erogava e dicevo: oibò, ma a quest'ora siamo ancora a digiuni, noi stiamo facendo interviste stamattina. È veramente un attentato a chi fa informazione, cara Pascal. Sentiamo un attimo. Perché l'odore di caramello? Allora, nella gamma Bianchi la nostra filosofia è di proporre una macchina su cui si può avere accessori touch, ma anche accessori come un gruppo di sciroppo che abbiamo sviluppato con un partner e con cui si può fare delle bevande in francese, diciamo, boisson gourmande. In italiano si dice bevande golose. Sì, bevande golose. È noto che in Francia c'è il caffè gourmet. Esatto. Quindi proponiamo con una macchina di vending di fare un caffè gourmand, un caffè con sciroppo di caramello, un cappuccino con cioccolato, choco cookies. Quindi una offerta prodotti più tendenza, come non so si può dire altre marche come Starbucks, come Columbus Café, che sono delle brand nel mondo che sono molto in crescita. Quindi in crescita perché per il grosso successo che sono riuscite ad avere. Esatto. L'utente finale, ci sono molti giovani e i giovani sono abituati a avere delle bevande con zucchero, con crema, quindi dobbiamo essere anche in questa tendenza. Quindi iniziamo sul mercato francese. Sappiamo già che ci sono molti interessi in Italia, in Germania e anche in Spagna. Quindi è veramente un progetto che vogliamo portare avanti, spingere, e che abbiamo visto su questa fiera, abbiamo avuto l'occasione di parlare con utenti finali che sono veramente interessati e che vogliono proporre questa macchina su siti come Coffee Corner, come siti pubblici. Pascal, e allora, questo è uno dei messaggi che voi lanciate in questa occasione proprio con Vending Paris per il pubblico non solo francese ma anche quello internazionale, anche quello italiano se vogliamo, perché abbiamo notato molti italiani, anche se non tantissimi, che erano qui presenti nel vostro stand. Lanciamo un messaggio in funzione del prossimo futuro di Venditalia 2014 e di quello che Nuova Bianchi vuole andare a proporre al mercato in termini di partenariato, in termini di partnership con i gestori. Allora, noi per Venditalia siamo, diciamo, in preparazione di questa fiera, quindi il mercato italiano vedremo di nuovo la L500L, perché per il momento l'abbiamo presentato, come dicevo prima, in M. Porteremo la touch in versione modificabile con un soft, perché non abbiamo detto prima, ma abbiamo sviluppato un soft che dà la possibilità all'operatore di personalizzare la macchina. E questo è un punto molto importante sia per l'operatore che per il sito. Potrebbe essere anche interessante per una marca di caffè che vorrei si appropriare l'interfaccia per comunicare. Quindi sarà, diciamo, i progetti che faremo vedere. Ci sarà anche, diciamo, che il display elettronico si presta proprio a questo, a mostrare anche magari in più sezioni del video, più
più schermate, quindi più comunicazioni alle persone che prendono la consumazione. E personalizzazione facile, perché oggi la personalizzazione si fa sull'extant, sull'etichetta, ma... Ed è statica. Esatto. Con il mondo del digital sarà molto più semplice e meno costoso anche. Non è un caso che il digital signage negli ultimi 10 anni ha cominciato a chiamarsi Dynamic Digital Signage, proprio perché non è statico, ma perché attraverso il display è possibile andare a cambiare e in continuazione tutto ciò che è comunicazione. Pascal, allora, nel frattempo grazie, sei stata esauriente, sei stata bravissima, altro che avevi paura, dite tutte così, voi donne, quando dite no ma io non ho mai fatto un'intervista, e poi invece siete scioltissime. Grazie, saluta pure gli amici. Mi avete capito. Assolutamente sì. E saluta pure gli amici di Vending TV, nel frattempo che avranno modo di avere una nuova amica a partire da oggi. Ok, grazie a tutti, ci vediamo a Venditalia. Ci vedremo certamente a Venditalia, noi avremo l'opportunità di presentare tutte quelle che sono le novità che Nuova Bianchi, Bianchi Vending Group, andrà a mostrare per tutto il pubblico internazionale. Pascal Cappel, responsabile marketing di Bianchi Vending, insieme a Fabio Russo per Vending TV, qui a Vending Paris 2014. Noi ne approfittiamo per prendere questo profumatissimo caffè, voi restate lì in attesa di una nuova intervista.